Lo sapete quanto manca all'inizio della stagione NBA? Mancano 12 giorni, cioè meno di, di due settimane, poco più di una settimana. Mettiamola così: siamo agli sgoccioli, ce l'abbiamo quasi fatta. È stata una lunga estate, e in questa live di oggi, nel frattempo, benvenuti, bentrovati, bentornati, io volevo affrontare con voi un po' di tematiche perché anche se non c'è basket giocato. In realtà non è vero, non c'è basket diciamo ufficiale giocato, no, ufficiale, insomma, va valevole per la classifica giocato, c'è però del basket che comunque si lascia guardare, e cioè la pre-season. Io ho tante cose da dire su questa precision. Ora en entreremo nel dettaglio nello specifico, non, non vi faccio perdere tempo perché vedo che c'è già gente che scrive quindi vi comincio subito a leggere. C ho anche tante cose da parte per la live di stasera. Quindi andiamo con calma, cerchiamo di fare un po': no? una cosa fatta bene e anche con un orario umano, perché poi stasera c'è X Factor quindi, no, volevo vedere. Va bene. Pubblicità non retribuita Sky se vuoi ogni tanto no, killy 13 nel frattempo si era abbonato ventesimo mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore. Dice Seraedo oggi volevo chiederti: ma c'è stato un giocatore in passato dove tu avevi un rapporto amore-odio come ora lo hai con Anthony Davis. Ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati tanti, tanti tanti. E... Già vi avevo in parte menzionato il mio rapporto di amore-odio con Josh Smith, perché Josh Smith ai tempi no, no, non aveva niente, aveva tutto per poter essere una versione alternativa di LeBron James. Cioè Josh Smith era la risposta anni 2000 a Ben Simmons, se vogliamo. E uno dice, ma stai esagerando, perché comunque Ben Simmons non è manco più un giocatore? Beh, perché Josh Smith, stai a provare, tirava delle sassate a qui ferro, e era un atleta incredibile, 6 piedi e 9, una delle, delle maggiori elevazioni e esplosività della storia, della lega aveva anche visione di gioco. Sapeva mettere palla per terra, però non è mai diventato, ma neanche un, un, un decimo del giocatore che avrebbe potuto essere. Purtroppo, e quindi per me era un rapporto di totale amore e totale odio allo stesso tempo. Andando ancora più indietro, negli anni 90, bah, che lì ce n'erano tanti. Um il primo che mi viene in mente è Shandon Anderson guardia passata ha giocato in diverse squadre io me lo ricordo più che altro agli Utah Jets e, e anche lì per lo stesso motivo, cioè io vedevo delle eh, potenzialità, vedevo delle caratteristiche che potevano fare di Shandon Anderson una delle principali guardie NBA. Io sono convinto di questa cosa, però poi non ci è andato mai neanche vicino. Ammesso questi giocatori, fondamentalmente mi fanno uscire di cervello. Perché se uno non ha. E non ha, cioè se più un là di lì non ci può arrivare, non ci può arrivare, è inutile sta a fare, anzi devi apprezzare il fatto che ti riesce a dare il massimo di... È dove ci sono dei margini e questi margini non vengono esplorati che io perdo letteralmente il cervello, capito? Poi su tutti quell'altri io sono abbastanza comprensivo, basta che non mi si mettano a sfoggiare i quattro difensori dell'anno, poi per me cioè, si va d'amore e d'accordo. E, mh, bene, eh, detto ciò, sono molto arrabbiato verso chi ha votato per l'eliminazione di Johnny Furby, candidato come pochi al premio jingle della stagione. È ancora in corso la votazione, è ancora in corso e Johnny Furby si dovrebbe salvare. Fammi un po' vedere, ora non gliela vorrei gufa al povero Johnny Furby, però ehm, dove siamo? Dove, dove, ah, si dovrebbe salvare, si dovrebbe salvare Johnny Furby, va bene, eh, poi c'era Raffaele, 100 bits, saluto, ringrazio di cuore, siamo già entrati nel periodo in cui la gente comincia a chiedere il jingle, perché per le prime giornate nessuno, nessuno. poi dopo un mesetto si comincia a chiedere il jingle, eh, vedremo, vedremo, il jingle di solito viene partorito dopo... Mese e mezzo, un par di mesi massimo, comincia a essere partorito il jingle. Per ora ci sono soltanto delle idee fumose. E detto ciò, Raffaele 100 bits, saluto ringrazio. Ciao, vedo uno. Non arriverai mai alla fine del viaggio se ti fermi a lanciare un sasso a ogni cane che abbaia. So cosa mi viene detto, ma il campo non mente. Gobert, ma sei serio? Allora, il mio amico Rudy. Eh, Nell'ultimo periodo ha rilasciato una serie di interviste, lo fa sempre, però mh, in, in particolare in questo periodo perché è diventato un po' un caso no? e, e loro non hanno neanche l'accesso a campo aperto. Nel senso, ce l'avrebbero, ma ovviamente non ci si filano di pezza. Perché, figurati te, se sapessero quante ne viene dette di, di Rudy Gobert su questo canale. Però anche al di fuori di questo canale Rudy Gobert comunque è un argomento che prende, perché, insomma, ormai la cosa comincia a fare un attimo scalpore. E lui, giustamente, dal, dal lato suo, si è risentito. E ha detto... È inutile che mi veniate a criticare, è inutile che facciate tanto gli spiritosi per questo fatto dei quattro difensori dell'anno che mi hanno dato a me. Bisogna venire con i numeri. <ride> Bisogna venire con numeri, ma veramente hai detto questo, Rudy. Cioè, veramente. Sarebbe come se Petrucci per caldeggiare la sua candidatura alle prossime elezioni di presidente della FIP dicesse: Bisogna portare i risultati, bisogna valutare i risultati. Quanto ha vinto la nazionale, quanto hanno vinto le nostre squadre in Eurolega, quanti giovani italiani stiamo mandando in NBA. Per questo mi dovete votare. È. Però Pedro Buggì in realtà è una persona seria, mica come Rudy Gobert, e quindi non, non, non punta su questo. Rudy, se prendiamo i numeri, è eh, un macello, perché se prendiamo i numeri, eh, ti passa sopra e ti schiaccia ogni capo quattro volte mezzo, e mezzo, ti accartoccia e ti infila dentro il canestro di quei capelli. Quindi, capi, capite? Non... Rudy, non... no, no. Trova un'altra cosa, dice, bisogna considerare le baguette mangiate. E allora lì, la baguette, la zuppa, le, le soupe dell'ognon, e allora lì quasi quasi ce la fa. Però neanche quello, perché ora ci ripenso, è francese anche Guembaniamma. Ti è andata proprio male, Rudy, e mi dispiace, è andata malissimo, a tratti anche peggio. Va bene. Eh, due, ma le dichiarazioni del Gallo ho provato imbarazzo per lui. E questo è un altro punto abbastanza interessante, perché Gallinari, che al 10 di ottobre 2024 ris mi risulterebbe ancora free agent, Babbo Vittorio tempo fa aveva detto siamo molto vicini a scoprire la verità, nel senso che tra poco annunceremo la squadra. Per ora non l'hanno annunciata, o almeno io non l'ho saputa, mettiamola così. E quindi lui che è ancora free agent ha detto. Ehm... Sono rischio di entrare in un'elite di giocatori perché se dovessi riuscire a trovare un altro contratto NBA per un'altra stagione, sarebbe il mio diciassettesimo anno. E soltanto 80 giocatori nella storia dell'NBA possono dire, possono vantare il fatto di aver giocato 17 stagioni. Ora. Intanto è una roba che porta ad un male da stiantare questa cosa qui di dire se mi firmate un altro anno allora io raggiungo, chiediglielo al povero Tony Snell che avrebbe anche delle motivazioni se posso un pochino più serie di, di no, e, e, che è una vita che, che insegue il decimo anno di contratto e ancora no, non ci è, è arrivato. Però al di là di questo, sì. Va bene, io non, io non ce l'avevo questa statistica, quindi non, non, sinceramente mi scalda talmente poco che non sono andato neanche a controllare se è vero, mi fido di Danilo, in questo senso sicuramente lui avrà controllato e quindi sicuramente è vero. Però, allora, intanto un conto è giocare. Con tutto il bene che io voglio a Danilo, sapete che per me, e l'ho detto più volte, Danilo Gallinari può tranquillamente essere considerato l'italiano più forte della storia, dal punto di vista individuale. Poi bisogna vedere anche quello che ha ottenuto con la squadra, ma dal punto di vista individuale potrebbe tranquillamente. Però con tutto il bene che io gli voglio, un conto sono le 20 stagioni o quante sono di Lebron James e un conto sono le 17, se dovessero diventare 17, di Danilo Gallinari. Perché io di 17 di Danilo Gallinari, se proprio, 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 proprio ne vogliamo salvare 10, ne vogliamo salvare 10, ma quell'altra, perché ragazzi, la maggior parte de degli ultimi anni lui l'ha passata a guardare tra gli infortuni, la panchina, i problemi, le trade, i trasferimenti, per carità, conta sempre. Però eh, conta al fine dei numeri, poi all'atto pratico, al fine della carriera. Sapete quello che io penso? Secondo me se qualche anno fa Gallinari era tornato in Europa... E eh, non lo so, magari poteva aver anche vinto qualche cosa tipo un Eurolega o anche soltanto uno scudettaccio, guarda, proprio per non ritirarsi avendo fatto ovo di palmarès, perché è, è uno scempio e è uno spreco il fatto che Gallinari si possa ritirare senza aver vinto mai niente. Perché al momento Gallinari non ha vinto niente, niente. È un giocatore in troppo incredibile per non aver vinto niente. E boh. Comunque eh, purtroppo è andata così e vi dico la verità, io sinceramente mh, non credo a questo punto che possa più vincere qualche cosa, ma mh, vi, vi prendo, mh, vi, vi, vi spiego il perché di questa mia mh, ipotesi, perché se dovesse essere firmato da una contender e questa contender dovesse vincere l'anello io comunque non lo, non lo considererei un anello vinto da gallinari ma questa è una roba mia cioè dall'atto pratico poi se vai a leggere nel palmarès se lui venisse firmato da una contender e questa vincesse l'anello con lui che fa zero minuti l'anello gli verrebbe comunque consegnato quindi per carità però Insomma, io sono sicuro che se fossi io non me lo sentirei mio, ma è una cosa mia, quindi non è inutile star a chiacchierare. Ecco. 3. E le dichiarazioni di Butler? Non mi riferisco a quelle sul padre, storia molto toccante, ma alle altre. Finalmente è uscito allo scoperto e l'ha detto: Sono il miglior giocatore di domino al mondo. Eh, Jimmy Butler nelle ultime, negli ultimi giorni eh, ha, ha, preso, ha preso il microfono e ha parlato di diverse situazioni, ha parlato del, del, del fatto che quest'anno si è presentato con un look, ah, quest'anno si è presentato travestito da Jimmy Butler al Media Day. E invece, gli altri anni era più variopinta la cosa. Ha parlato del fatto che, purtroppo, eh, ha raccontato insomma, la vicenda legata al subabbo che è morto eh, e che, che questa cosa, ovviamente, lui non l'aveva detta anche perché è una cosa personale. Insomma. Poteva tranquillamente tenere anche per sé, però ovviamente ha avuto un impatto anche poi sul suo rendimento delle ultime stagioni in campo, perché chiaramente quando succedono queste cose, poi la, la cosa supera la palla canestro e, e va anche oltre. E poi ha parlato anche de del fatto che eh, lui si considera uno dei più grandi giocatori di domino al mondo e che non ci sono dei negozi eh, di di de del suo caffè, de degli store del suo caffè, quindi se lo vuoi devi andare a pigliarlo a casa sua. E però ha detto non mi puoi pagare, cioè, se mi paghi in contanti, io non ti lo scontrino, in pratica. Eh, perché negli Stati Uniti non ce l'hanno la guardia di finanza, e eh, quindi eh, no, è eh, quello è il fatto. Ma e sul fatto del domino, io mi soffermerei un secondo più che altro perché io non conoscevo l'esistenza del gioco del domino, nel senso che io conoscevo l'effetto domino, no? Che quando cominciava una di quelle caselline a cascare, poi trrr, cascavano tutte. Ma io pensavo che. che che quello fosse il gioco, cioè te, te, te le mettevi tutte in fila e poi tane, toccavi una brum e facevi una sfilata. Uno dice a cosa sei? A, a niente, però è gente strana nel mondo, cioè per me il gioco era quello. E invece, grazie a Jimmy Butler, io ho scoperto che esiste proprio un gioco, Domino, in cui te devi mettere i numeri, cioè quelle caselline hanno i numerini e quindi devi fare le somme Ehm... Le... E... Io sono molto ignorante dal punto di vista dei giochi da tavolo e questa, è, questa colpa è di Camilla. E beh, lo dico, io me ne smarco, perché lei ha sempre detto che non si può giocare in due ai giochi da tavolo. Siccome noi spesso siamo in due, in casa siamo in due, non si è mai giocato. In realtà non è vero, esistono anche dei giochi da tavola da due, ce ne esistono anche tanti, però non, non, poi, non ci puoi avere niente a che fare. È proprio... Immarcabile da questo punto di vista. Bene, eh, detto ciò, eh, ci abbiamo Mr. Joe 10 che si era abbonato 14 mese. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. Ciao vedo, ma in realtà ora che poi io ci rimugino. Lei, secondo me, lo sa benissimo che ci esistono tanti giochi da tavola 2, ma fondamentalmente lei non vuole giocare con me. Questo è il punto. Perché sostiene che io... Eh abbia troppa fortuna, al la sto dicendo in maniera molto edulcorata, lei non va così tanto per le sottili, eh, che abbia troppa fortuna al gioco. E quindi tutte le volte in cui eh, abbiamo giocato a carte, abbiamo giocato per esempio a Mario Hart, piace, mi piaceva tantissimo giocare a Mario Hart, però lei non... Eh, perché io pescavo la bomba all'ultimo all 100 metri e la, la passavo e finiva. Però eh, questo, cioè, capito? Lei sostiene che io abbia... Fortuna al gioco e quindi non vuole giocare con me e qualsiasi scusa eh. non vuole fare un gioco con me, capito? È da lì è, è cos fu così che nacque soul l'enigmista. Io sono anche no P problematico, uguale dal punto di vista mentale. Spero di non diventare anche pericoloso come soul l'enigmista. Bene, ehm, mister Joe 10. Quattordicesimo mese, saluto Ringrazio, ciao Edo. Torno ad abbonarmi dopo tanto. Una domanda semplice per te: visto che Silver cerca sempre di vendere il più possibile il prodotto, perché non ha mai pensato a un evento o una, una serata per consegnare i premi individuali tipo notte degli Oscar? O hanno provato negli anni passati senza successo? Un saluto a tutti, l'hanno fatto, l'hanno fatto in, in, in alcune in, de in determinati contesti, eh, però. Di Diciamo che non, non è mai stata sdoganata come abitudine definitiva una serata proprio di gala, una cosa, no? L'hanno fatto per un periodo, però evidentemente non, non scaldava troppo i cuori e più che altro mi viene da pensare perché... La, la, la parte che fa più click, che fa più visual, che fa più no? presa dei premi individuali è la discussione che si ingenera dopo, dopo la consegna dei premi, dopo no? la nomina e quindi per veramente riuscire a trarne giovamento dal punto di vista mediatico e economico dovrebbe fare de delle trasmissioni in cui si letica dei premi che sono stati assegnati ma quelle già le fa ESPN quindi non capito, non ha potuto fare una roba del genere, però ci hanno provato, in passato hanno fatto qualche cosa, io non escludo che possa diventare a tutti gli effetti un appuntamento fisso e magari un qualche cosa anche, io me lo immagino per come me l'hai detto te, e quello non l'hanno mai fatto, un qualche cosa tipo con delle star internazionali, della musica, degli spettacoli, dei, dei, no? dei, dei balli, dei balletti, delle coreografie, della cioè una roba in molto in stile Hollywood, no? una, una connection NBA per Hollywood, per, sarebbe, sarebbe interessante. Ecco, Pdd, dice Panino col cinghiale. Mi spiegate che cosa ha fatto Pd? Io non so una mazza. Cioè, io vedo tutto il mondo che parla di Pdd. Io non so chi sia Pdd. Ignoro completamente. Non so niente. Quindi, no, non me la fare la domanda su di lui. Io non so veramente. Me la dovete spiegare voi. Io non so niente. Non, non ho la più pallida idea. Però vedo tutti che parlano di PDD e, e, sono, e sono tutti e, no? infervorati perché PDD, PDD, io non so chi sia PDD, io conoscevo il PD, ma PDD non PDD non saprei. Quindi bastava distrarsi due giorni per trovarsi fuori dal mondo. E io non, non, non so, perché non, ha che non credo che abbia a che fare con la palla canestro, io PDD non... Però informatevi, cioè informatevi, non informatevi. Puff Daddy. Ma io non so manco chi è Puff Daddy. E questo è il problema, capito? Immagino che sia tipo un rapper, una roba, è un nome da rapper, Puff Daddy. Ma non lo so, non lo so. Se volete andiamo a informarci insieme, in diretta. Se la cosa vi può interessare, Vediamo un po'. PDD... Prima udienza per Sean Diddy Holmes, accusato di abusi sessuali. Ah. Justin Bieber in forte difficoltà dopo l'arresto di Fiditi. Beyoncé e Jay-Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy. Leonardo DiCaprio invitato numero uno, ma a cosa? Ma è una specie di bunga bunga! Faceva i festini, c'era pure MJ e LeBron. Ma io non so niente di questa cosa. Io non so proprio niente di questa cosa. Era una specie di bunga bunga all'americana. Era appoggiato sulle spalle di Notorious B.I.G. Era un rapper, ma non aveva... e io non so neanche chi è Notorious B.I.G. e quindi Bene, be cioè bene, male in realtà, molto male, molto male, però eh, mi informerò, mi informerò. <ride> speaker a Pascal, esatto. Ehm, Berlusconi di colore. Ascolto Celentano, io ascolto anche Celentano, ascolto anche Celentano, io ve l'ho fatta vedere più, in più di un'occasione, ma se volete ve la, ve la faccio anche rivedere la mia playlist su, su, su to, come si chiama qui, su Apple Music, uh, faccio vedere, così almeno, eh questi per esempio sono i miei ultimi quattro brani che ho aggiunto alla, alla, alla mia libreria, capito? Guarda, Olli e Angelina Mango, Achille Lauro, Fedez e Giulia May, tanto per farvi capire, no? Co come, come, come sta andando la, la situazione. È andata così. Ehm, cioè, molto male, immagino, però. Ehm... Ok, eh, detto ciò, eh, dove cosa non so più niente io. cosa, Perché abbiamo preso questa deriva? Eh, Achille Lauro, Achille Lauri dipende, ti trovo libero in quel momento per cantare Pierfra65 che si era abbonato, nono mese, gravidanza completata. Lo saluto, lo ringrazio di cuore, ciao. Vedo gravidanza completata a causa università. Sono stato poco presente su Twitch, ma si recupera sempre sul tubo. Grazie, grazie mille, ho un problema perché. Che con la trade cut i Knicks mi hanno definitivamente comprato io penso che era il tassello che è mancato l'anno scorso ai playoff soprattutto per dare riposo a Branson in attacco anche se adesso con la partenza di di Vincenzo sugli esterni è rimasto il solo McBride nelle rotazioni allora capitolo Knicks apriamo l'annoso capitolo New York Knicks perché intanto devo dire una cosa molto importante voi sapete che io storicamente, e questo canale è pieno di, di prove al riguardo, ehm, ho sempre difeso Tom Thibodeau. sempre detto: anzi, gli altri allenatori dovrebbero prendere esempio da Tom Tibodo su come si gestisce i, i, i roster, i minutaggi, i giocatori e le rotazioni. Ora però io. O, o, con tutto il bene che io posso volere a tom tibudo gliene voglio veramente veramente tanto perché è uno degli allenatori a cui sono più affezionato tra quelli in attività però la pre-season no tom tibudo mio la pre-season no cioè falli giocare anche tutti i 48 minuti a partire dalla prima di stagione regolare fino in fondo io ti difenderò sempre ma la pre-season no ora io ho visto sono andato a vedere, non l'ho vista, non vista eh, perché stavo guardando altre partite, ma sono andato a vedere i minutaggi della partita di stanotte contro Washington. In un mondo in cui in pre le stelle o stanno proprio in borghese in tribuna a vedere la partita, qualcuno neanche va a vederla la partita o quelli che giocano cominciano la partita, fanno 5-10 minuti, poi escano, e non li rivedi mai più. Brigis ha giocato 31 minuti stanotte a New York, Carl Anthony Towns ha giocato 28 minuti stanotte a New no York. E questo io non lo riesco. E lui poi, intervistato dopo la partita, ha detto l'unica cosa che, tra l'altro con un tono e con un piglio che è sempre più uguale a Feltri, ormai Tiboto è il Vittorio Feltri degli Stati Uniti, e, mh, con, un tono, con quel tono lì ha detto l'unica cosa che poteva dire, e cioè giocatori nuovi, è una squadra molto nuova e quindi abbiamo bisogno di imparare a conoscerci, i giocatori hanno bisogno di trovare i loro ritmi, le requisite, però c'hai 82 partite per fare questo. Cioè io ti ripeto, fammeli giocare anche 40 minuti di media su tutte e 82 le partite di stagione regolare, ma la pre-season no, la pre-season pre no. Io questo, questo lo dovevo dire perché, sapete, io insomma, eh, anche se ho delle preferenze anche con i giocatori o gli allenatori, però poi quando fanno qualche cosa è sbagliato io comunque lo devo dire. Quindi questo lo devo dire. E poi detto ciò, però, eh, al di là di questo, la, la, la trade è stata per molti aspetti, non, non mi vergogno a dirlo, una trade non dal New York Knicks. Cioè, una trade logica, sensata e quindi per tanti aspetti non da New York Knicks. Ora, leggevo anche in realtà che eh, prima di arrivare a Carl Anthony Towns, i Knicks erano andati molto forti e molto decisi su Walker Kessler. Questa cosa non mi rende molto contento, sono sincero, eh, ma non perché Kessler non meritasse l'interesse da parte dei Knicks o perché necessariamente sarebbe stato un fit peggiore rispetto a Carl Anthony Towns, andava visto e ti dirò, se proprio, proprio vogliamo essere no, puntigliosi, Walker Kessler assomiglia di più a... A Isaiah Artenstein rispetto a quanto non gli assomigli Carl Anthony Towns, siccome per me Isaiah Artenstein rimaneva l'opzione migliore, in teoria Walker Kessler avrebbe potuto anche essere no, preferibile ipoteticamente a Carl Anthony Towns. Chiaramente avrebbe avuto un altro ruolo, altre responsabilità, avrebbe avuto anche un altro inquadramento dal punto di vista delle gerarchie, soprattutto in attacco. Sarebbe stato un gioco diverso. Però è proprio questo il problema fondamentale del motivo per cui io sono non troppo contento. Perché se tu avessi puntato a Artenstein e non ti fosse toccato e allora poi hai virato su Walker Kessler, io capivo. Ma se mi punti Kessler, non riesci a prenderlo e viri su Carl Anthony Towns, mi fai pensare che forse in testa l'identikit, il tipo di giocatore che volevi in quel ruolo, non ce l'avevi e semplicemente sei andato sul mercato alla ricerca di un centro pseudo tale. E questo mi piace poco. Cioè, a me piace più quando una squadra... Una dirigenza, uno staff tecnico ha in testa le identiche del giocatore, poi ha chiaramente una prima opzione: se non va, c'ha un piano B, un piano C, però il, 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 no? le caratteristiche del giocatore sono quelle. In questo caso, forse no, e questo non mi piace tanto. Tutto il resto mi piace, però, di questa trade. E sono d'accordo con te, Carl Anthony Towns. Può essere anche dal punto di vista offensivo un'alternativa importante a Branson. In una squadra che comunque, al di là di tutto, di alternative importanti ce n'ha. Eh, perché, ragazzi, Brigis ha dimostrato a Brooklyn di poter essere tranquillamente, non ti voglio dire, una prima punta di una squadra che punta l'anello, ma una seconda punta tutta la vita. Eh, hanno un hobby, ti può fare 30 punti in scioltezza su singola partita. Art lo stesso, quindi, questa squadra ha problemi dal punto di vista offensivo, non ce ne avrà nemmeno uno. Col fatto che mh, ci sono giocatori come Anunobi, come Arte, come Brigis e soprattutto c'è in panchina Tom Tibodo, secondo me non dovrebbe averne neanche da un punto di vista difensivo. I punti interrogativi riguardano la tenuta fisica, perché negli ultimi anni sappiamo bene che le squadre di Tibodo sono state fermate quasi tutti da quello, da problemi fisici, e poi la testa, perché di tutti i giocatori che c'è, eh, quelli chiaramente che fanno la rotazione, per ora non ha mai vinto nessuno. E quindi quello continua a essere un problema. Sapete la, lo storico adagio dell'NBA che per poter vincere devi prima aver perso e, e possibilmente anche male. Quindi, questa, è, questa stagione qui ha tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola per poter essere la stagione di quando perdi male. Io mi auguro di no per i Knicks, però vedremo, vedremo quello che succederà. E detto ciò eh, c'era Ed 89VT che si era abbonato quindicesimo mese. Saluto ringrazio. Bella Ed un saluto da Viterbo. Ti volevo ricordare se mi potevi rispondere alla mail che ti avevo mandato per degli oggetti con la stampante 3D. Degli oggetti con la stampante 3D andiamo un po' se la trovo. Mm -mm -mm. Quale sarà? Ma può essere addirittura una mail di aprile? Può essere addirittura una mail di aprile? Fammi salvare la cosa, va, che così poi me lo segno e, 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 ti torno, e ti torno a cercare dopo la live. Se è addirittura una mail di aprile, io me ne scuso per il ritardo mostruoso, ma io ho un quantitativo di contatti che... Lasciamo, per... ma non perché io sia famoso, ma perché poi, siccome in questo canale ci abbiamo tutta una serie di cose no? in sospeso, la gente per la minima cosa mi tagga, mi notifica, mi, mi, no? E quindi le notifiche si, no? Quindi va bene. Vogliamo sapere che oggetti sono. Lo voglio sapere anch'io. Ma a questo punto risponderò alla mail e leggerò con calma e, e poi lo vedremo e poi lo vedremo bene, intanto grazie e mi scuso poi c'era Andrew Owen che si era abbonato, sesto mese lo saluto, lo ringrazio di cuore buonasera a tutti, finalmente esco dall'ombra di Youtube e allora benvenuto, benvenuto non so se poi il messaggio continuava anche, perché mi dà anche un'idea di un messaggio mezzo mozzato, a volte Twitch le fa cose. spero di no se così comunque dovesse essere scrivilo in chat che io te lo recupero, nel frattempo soltanto grazie 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 mille e c'era mega ultra pollo 02 32 mese saluto ringrazio ciao vedo parlando dei nyx io non riesco a giudicare il loro mercato come eccezionale alla fine hanno perso Artstein, di Vincenzo, Randall e tante scelte e hanno preso hat e bridges quindi nel complesso mi sembrano addirittura leggermente peggiorati allora eh, diciamo che la, la, il giudizio sul mercato estivo, sulla off-season dei Knicks è un po' spaccato. Eh, non è spaccato propriamente a metà, almeno questo è il sentiment che ho potuto dedurre io spulciando un po' l'internet in giro. Mm, non è 50-50, e 50. diciamo che c'è un 75% di persone, tra cui mi ci metto anch'io, che lo reputano positivo. È un 25% di persone che comunque c'è e è comunque una percentuale considerevole che lo reputano negativo proprio per i motivi che ha detto Mega Ultra Pollo 02. Perché è vero sì che hanno preso due giocatori forti e comunque due pseudo stelle come Kat e Brigis, però l'hanno fatto perdendo. Io non voglio considerare Randall perché... Alla fine nel progetto dell'anno scorso praticamente Randall non c'è stato, quindi io non lo voglio considerare. Già era stato tolto dal progetto, per motivazioni diverse, perché era rotto, però insomma già era stato... Tolto. Ma rispetto alla squadra dell'anno scorso hanno tolto Artenstein, hanno tolto Di Vincenzo e hanno messo Kat e Brigis. E mettiamola così, credo che da un punto di vista di aggiunte siano solo che positive è che non sono state delle aggiunte, e in questo senso sposo la tua idea, ma sono state delle sostituzioni. Che è. Roba che gente che scrive. Delle sostituzioni. E quindi non bisogna valutare soltanto l'innesto di Hatt e l'innesto di Bridges, ma il, no? il differenziale Hatt-Artenstein-Bridges di Vincenzo. Io ti dico la mia, la mia idea. Eh, presi così, Presi, presi questi scambi così, diciamo, come se fossero stati fatti degli scambi secchi, poi in realtà sappiamo che non è andata così, ma come se fossero fatti degli scambi secchi, io tra cat e Artestein prendo Kat. A sé stanti, giocatori a sé stanti, e tra Brigis e di Vincenzo prendo Brigis, giocatori a sé stanti inseriti nel contesto dei New York Knicks e nel modo di giocare che avevano l'anno scorso. I New York Knicks sicuramente tendo a preferire Artenstein, Probabilmente continua a preferire Brigis, ma non è troppissimo distante da Di Vincenzo. E allora uno dice: Ma perché allora no? Beh, sì, ok, valutare i giocatori in maniera no? asettica di per conto suo, però poi calati nel contesto, allora non la reputi una mossa tanto buona. Il fatto è che. Io credo, ipotizzo, e mi sembra di poterlo anche dedurre da queste prime uscite, per quanto sia solo pre Ma ripeto: se mi fai giocare i titolari 30 minuti, alla fine pre o non Pre-Season, eh, cioè, poi mi fai vedere la squadra che sarà. Penso che i Knicks cambieranno modo di giocare. Eh, non mi stupirebbe troppo perché Typoto è comunque un allenatore molto intelligente quindi sa che non può giocare come giocava l'anno scorso avendo fatto queste due modifiche perché Kat è molto diverso da, da Artenstein e Brigis è abbastanza diverso da Di Vincenzo quindi io penso che cambieranno modo di giocare adattandosi al nuovo assetto e chiaramente se questo dovesse avvenire cosa che ripeto io penso che avverrà Ora c'è sicuramente più talento, c'è sicuramente più potenziale. Per cui è per questo che io la vedo migliorata la squadra e giudico questa off-season in maniera positiva, perché mi aspetto un cambio di rotta che possa valorizzare il maggior potenziale che ora c'è a disposizione. Però sono d'accordo con te nel modo di giocare dell'anno scorso, eh, forse i due giocatori dell'anno scorso, che pure sono meno forti, tra virgolette, per, tanto per parlare terra a terra e per capirsi, si adattavano meglio. Quindi secondo me questo 25%, che può essere 30, può essere 20, non lo so, di, di persone che comunque non sono soddisfatte del mercato dei mix, eh, secondo me ha diritto di cittadinanza. E la risposta definitiva in questo senso ce la darà il campo, però non è una, una presa di posizione fuori dal mondo, anzi in questo senso. Artestine se sta bene è sostituibile da Robinson e ti dà un'opzione offensiva che non avevano. I playoff è pesato molto. No, no, ma infatti ti ho detto, è per questo che penso che cambino modo di giocare e quindi la reputo positiva. Perché? Ma è, è evidente, insomma. Eh, Artestine è un giocatore che ti dà tantissimo, ma... Non ha il raggio di tiro di Carl Anthony Towns, non mette palla per terra come ce la mette Carl Anthony Towns, non ha i punti nelle mani di Carl Anthony Towns, non ha neanche un quarto del talento di Carl Anthony Towns, ti dà altre cose. E quindi evidentemente devi cambiare modo di stare in campo. C'è poco po da fare. Il cinese aveva capito che era Fortnite, eh, esatto, sì, sì. Eh, che è successo? Scalabrini, not Brian. Non l'ho visto. Boh. Però c'è il messaggio, non lo so. Ora ti leggo intanto: Scalabrini North Brian, dodicesimo mese. Saluto, ringrazio di cuore, ciao, vedo finalmente un anno e Bobanone sbloccato. Grazie mille di tutta la passione. No, grazie a te, grazie a voi che ci siete sempre. Riascoltando alcuni vecchi video, mi sono imbattuto di recente nella tua disamina sul barba come miglior scorer di sempre, in cui paventavi luminosi orizzonti per Devin Booker, 1996. Ritieni abbia deluso le aspettative rispetto a cinque anni fa ah c'era il messaggio anche di Andrew Owen di prima allora te lo, te lo recupero poi ora intanto finisco con Scalabrini North Brian e poi te lo recupero subito ehm, questa è una domanda eh, che io preferivo che non mi fosse fatta col senno di poi nel senso che se mi viene fatta io mi, mi guardavo bene dall'entrare in argomento, però se mi viene fatta, eh, io poi devo rispondere. Ma se rispondo e dico la verità di quello che penso, si scatena un putiferio. Io già lo so, perché ormai I know my shin, capito? Quindi io già lo so, però è eh, per questo me ne guardavo bene ma la domanda mi è stata fatta e di conseguenza io devo rispondere e quando rispondo io dico la verità su queste frequenze, lo sapete, io dico la verità anche quando è impopolare eh, perché eh, è quello che penso e quindi poi evidentemente ne possiamo magari discutere insieme. Eh, la verità di quello che penso è questa, eh, io non sono abbastanza deluso da la carriera, l'evoluzione di Devin Booker. Io sono molto deluso, e questo è il punto. Ehm, non gli do tutte le colpe, non gliele do, perché purtroppo la sua strada si è incrociata con quella di Kevin Durant, e questo è un disastro totale e assoluto per la carriera di chiunque. Ehm, Purtroppo questo è un grosso problema di Kevin Durant e, e per quanto mi riguarda è uno dei motivi per i quali eh, non metto mai Kevin Durant nella Goat Conversation cosa che invece lui ogni tanto si risente no? di questo, del fatto che non viene mai inserito nella Goat Conversation e dice ma com'è possibile? Sono uno dei più grandi scorer di sempre, sono uno di quelli che ha contribuito a cambiare il gioco perché un fisico come il mio con i tiri, con, con la capacità di tirare che ho io, non c'era mai stato prima ho anche vinto ho battuto un sacco di record dal punto di vista individuale, perché non vengono neanche mai lontanamente presi in considerazione? Secondo me per questo motivo, e cioè voi fatemi l'esempio di un giocatore, non ti parlo degli ultimi della fila, ti parlo di comprimari, di stelle o pseudotali, che possa dire di essere stato migliorato dall'aver giocato insieme a Kevin Durant. Qualunque giocatore, pseudo stella, giocatori forti, vi possano venire in mente compagni di squadra di Kevin Durant, nel periodo in cui hanno giocato con Kevin Durant, hanno giocato peggio di come avevano giocato prima o di come avrebbero giocato poi. È così. Sto parlando di giocatori forti, no Bruce Brown. Siamo capiti. E pensate a Arden, pensate a Kyrie Irving, pensate a Westbrook, pensate a Bucher, pensate a Stephen Curry, pensate a Clay Thompson, pensate, pensate a tutti, pensate a tutti. E, e, e è così. Prima di Kevin Durant alcuni di questi avevano giocato molto meglio, dopo di Kevin Durant alcuni di questi hanno giocato molto meglio. Non c'è nessuno che possa dire io ho giocato il mio miglior basket insieme a Kevin Durant. E questo è un grosso problema. Tempo fa, Charles Barkley, ehm, che ne spara eh, di boiate, però a volte dice anche delle cose interessanti. Eh, tempo fa ha detto una cosa su Kevin Durant che secondo me è passata colpevolmente sotto traccia e che invece vale la pena di riaffrontare, di analizzare meglio. E cioè. Durant, eh, Barclay ha detto Durant è un grandissimo giocatore, uno dei più grandi, ma non gli interessa essere un leader. Secondo me Barclay ha detto una sacrosanta verità, però vista da un punto di vista sbagliato. Cioè, è vero che Kevin Durant è un grandissimo giocatore ed è vero che non è un leader, ma non è vero che non gli interessa. Cioè, secondo me gli interesserebbe, è che non gli riesce di essere un leader. Perché qual è la caratteristica principale del leader? Il leader migliora i propri compagni, consente loro di raggiungere l'obiettivo e come fa? Lo fa migliorandoli. Questo non riesce a Kevin Durant, non gli è mai riuscito e non è mai riuscito a farlo e a questo punto mi sento di dire che non riuscirà mai a farlo. Questa cosa purtroppo ha impattato anche in, in Devin Booker, perché voi mi dovete dire in cosa è migliorato Devin Booker da quando è arrivato Kevin Durant e quindi negli ultimi anni. Qualcuno di voi potrebbe dire "Eh, ma eh, grazie all'arrivo di Durant è eh, più playmaker, non è più playmaker. Gli fanno portare avanti il pallone, ma non è più playmaker. Rimane una guardia con visione di gioco esattamente come lo era prima." Quindi io sono, sono deluso da Devin Bucher. Ripeto, non gli do tutte le colpe perché, purtroppo, ha incrociato sulla sua strada eh, un giocatore, e quindi una situazione che si è venuta a creare a Phoenix che non, non ha fatto del bene a nessuno mai nella storia, e quindi neanche a lui. Però eh, io, se me l'avesse chiesto cinque anni fa eh, chi, chi sarebbe stata la miglior guardia dell'NBA tra cinque anni, cioè oggi, io avrei detto assolutissimamente al 100% Devin Booker. E invece, se oggi vi fate questa domanda, qualcuno di voi risponderà magari Devin Booker, qualcun altro risponderà Luka Doncic, qualcun altro Shai Gilgius Alexander, altri Anthony Edwards. Ma Devin Booker non è, non è, secondo me, non ha raggiunto quello status che invece avrebbe dovuto e potuto. Eh, probabilmente si è concentrato su migliorare aspetti del playmaking, che però secondo me no, non è la sua strada. Non è il, il, la, la direzione per far venire fuori tutto il vero potenziale di Devin Booker, che è di assoluto e primissimo livello. Per me poteva diventare e se si sbriga potrebbe ancora diventare uno dei giocatori simbolo di questa lega, però deve cambiare, deve cambiare un attimo rotta e prospettiva. Questa è la mia idea. So già che non parleremo di altro da qui alle prossime live, perché poi quando questa live verrà ricaricata sotto nei commenti si creerà il delirio, ma io ho delle argomentazioni ulteriori eventualmente da tirare fuori e da portare per per orare la mia causa quindi eventualmente se ne riparla bene detto ciò i eh, miglioramenti di Booker c'erano già stati con Chris Paul c'erano stati in parte con Chris Paul ma eh, questo è abbastanza normale invece L'altro no? versante, eh, l'altro lato della medaglia, eh, Chris Paul invece è uno di quelli che i compagni li migliora. Però Chris Paul non ha mai vinto. E allora uno dice, "Ma Allora, che cosa significa essere leader se comunque? È difficile. Eh, non, non ci sono delle definizioni totali, assolute, no? e, e, però, eh, bisogna, tutte queste cose, secondo me, bisogna analizzarle quando si fa un quadro, un po' della carriera di un giocatore, cosa che è. Difficilissima da fare quindi non, non è che poi c'era Roz 12, 200 bits. Saluto, ringrazio di cuore, dice passami la battuta. Ma sono più bravi i Knicks? O fa più schifo Washington? Allora, intanto c'è il punto di partenza di che si diceva prima, e cioè che eh, i Knicks hanno giocato con tutti i titolari in campo. Non ti dico per i minutaggi che avrebbero dovuto. Però, eh, cioè, che, che avrebbero poi a, a, in stagione regolare, però alla fine Anunobi 25 minuti, Art 25 minuti, Carl Anthony Towns 28 minuti, Bridges 31 minuti, Branson 24 minuti, e insomma, e insomma, ci aggiungi poco e, e si fa e si fa. Io ti vorrei dire che, che non è stato così per gli Wizards, ma in realtà è che io già faccio fatica agli Wizards a capire chi è che potrà essere titolare e chi no, perché di fatto, però, a, al, di là, al di là di, di, di tutto questo, eh, loro hanno fatto 25 minuti a Sar, che tra l'altro non ha neanche demeritato, 24 minuti a Poole, 25 a Culibali più o meno ci siamo. Eh. L'idea iniziale è di giocare con Valanciunas da centro, Sar dalla Grande e Kusma dalla piccola. Con co Koulibaly e Jordan Poole. Capisci che è un quintetto. Che detto: detto... vabbè, però insomma. Vediamo, io speravo che facessero evoluire Alex Sar in quattro, eh, scusami in cinque. In realtà lo faranno evoluire in quattro, e va bene, vediamo che cosa ne tireranno fuori. Ma ovviamente, gli Wizards non hanno la minima voce in capitolo in questa stagione. Tant'è vero che lo stesso Husma ha detto. Questo è business e quindi io sono pronto a partire in qualsiasi momento e accetterei questa decisione. Cioè, è, è voluto passare anche un attimo da vittima. Cioè, io, se, se, se mi dicono che devo andare, io, io, io sono, sono un professionista, questo è il mio lavoro, e se, se mi obbligano ad andare, io vado. E cioè, beh, purtroppo è, e lui non aspetterebbe altro, in realtà, ovviamente. Però, chi è che se la colla? Eh, questa è un'altra domanda interessante che vedremo, vedremo se avrà risposta prossimamente oppure no. Io vi dico la verità, Kuzma è Kuzma, e quindi non è che ci da farci troppo affidamento. Però guarda, però guarda che c'è tanto di peggio in questa Lega. E io sono sicuro che Kuzma, messo un pochino a pulito, sistemato un attimo, cercato di ficcargli nel capo quello che deve fare e quello che non può fare... Guarda che c'è tanto di peggio in questa lega, io lo devo dire. Certo, va saputo gestire, va dato in mano a uno che è capace di tenere le redini di Husma, perché se no è un disastro. Infatti ora è un disastro. Comunque, tipo pull, esatto. Eh, poi c'era Raffaele, 100 bits, risaluto, ringrazio di cuore, riscatto altri bit per la dichiarazione che ho appena letto riguardante Ben Simmons, che ha detto: È irrispettoso che i tifosi pensano che abbia rubato il team per via del contratto da 177 milioni. Ma è serio? Poi una curiosità, secondo te Pistons e Utah proporranno anche in regular season i quintetti attuali, quindi Fontecchio titolare da 3 a Detroit e Rudy Cesaroni play titolari a Utah? Quest'ultima la trovo una mossa molto interessante. PS si è ritirato Danny Green. E allora io direi di partire proprio da Danny Green. Oggi è arrivata la notizia, io sono sempre stato particolarmente vicino e affezionato a Danny Green, per due motivi. Il primo motivo è che costeggiò anche la nostra Serie A. Pochi se lo ricordano, ma Danny Green in parte fu scoperto dalla nostra Serie A perché noi, se c'è una cosa che ci abbiamo sempre avuto, sono i dirigenti un pochino vispi, un pochino con l'occhio lungo, capito? E Danny Green era stato vicino all'allora Banca Tercas di Teramo. Dove uno dei giocatori che io cito sempre, perché è un giocatore che mi è rimasto impresso, vale a dire Blake Ahern, stava deludendo. E, e allora, in una squadra in cui, se non vado errato, c'era gente tipo Ivan Zorowski, c'era un giovanissimo Achille Polonara, c'era il mio un mio ex compagno di squadra quando ancora io giocavo tal Roberto Rullo che saluto e, e comunque Blake Ahern stava deludendo tra parentesi, io lo cito sempre Blake Ahern perché io lo trovo geniale, cioè per me Blake Earn è uno dei giocatori più incredibili della storia della pallacanestro un giocatore che appena la teneva in mano all'atto pratico con un fisico impossibile da, da poter essere giocatore, ma il più grande tiratore di liberi della storia della pallacanestro. Una macchina totale, assoluta. Cioè uno che puntava a chiudere le stagioni al 100% dalla lunetta e quando sbagliava un tiro libero è disastro. Cioè, capisci che razza di tiratore di tiri liberi stiamo tirando? E eh, eh, come fai a non voler bene a un giocatore così? Cioè, uno che dice: Va bene, io non ho niente per giocare a Palacanestro, però questa cosa qui, come la fo io, questa singola caratteristica qui, come la fo io, non la fa nessuno mai nella vita. Io sono io, cioè, per, con me sfondi una porta aperta. Comunque, lui stava deludendo. E allora andarono sul mercato e firmarono Danny Green. Ora, qui bisognere bisognerebbe sentire, se non vado errato, a Teramo all'epoca a firmare i giocatori c'era Marruganti. E, e, e questo non lo posso. Io allora Marruganti. Poi eh, venne anche a Siena alla Menzana anni dopo e io lo intervistai. Chiaramente si parlò di Menzana e poi a microfoni spenti finita l'intervista. Io gli chiesi anche di Danny Green perché volevo sapere e lui mi raccontò qualcosa, però io non la posso, perché lo, fece, lo disse a microfoni spenti, quindi non la posso raccontare. Comunque, con Danny Green non andò la cosa e quindi, e quindi poi in Italia di fatto non ce l'abbiamo mai visto. Però ehm, eh, ha avuto poi una carriera NBA incredibile e anche lì io l'ho sempre seguito con particolare affetto perché... È giocatore, uno dei giocatori che garbano a me, cioè nel senso, un i giocatori di questo tipo in squadra ti servono sempre. Mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento sbagliato e soprattutto caratteristiche tecniche precise. C te sapevi esattamente quello che avrebbe dato Danny Green, sapevi esattamente cosa chiedergli e lui rispondeva esattamente a quello che te gli chiedevi. Ti da tre punti. Difesa, stop, finita lì. Sarebbe, sarebbe il giocatore che io vorrei in qualsiasi squadra. E, e ha vinto anche, tanto, vinto anche tanto, perché se non vado errato è uno dei pochissimi giocatori a aver vinto l'anello con tre maglie diverse. Tipo lui, Lebron, e forse una, altri due giocatori nella storia e basta, una roba del genere. Quindi si ritira oggi un grande giocatore, posso dirlo, un grande giocatore. Poi venendo alle altre questioni, ehm, io penso che almeno inizialmente i quintetti saranno proprio questi, con Fontecchio titolare, però una titolarità in parte fasulla, nel senso che probabilmente partirà titolare, ma non sono così tanto sicuro che poi giocherà un quantitativo di minuti consono al fatto di essere titolare. Eh, bisogna anche considerare che in questa preseason Detroit ha fuori Osar Thompson e quando, quando poi invece ci sarà, secondo me anche giustamente avrà tanti minuti. E credo invece che Chionte George, alias Rudy Cesaroni, sia proprio il progetto che loro hanno in mente per il ruolo di Flemeher, almeno stando a quello che si legge. E, e secondo me lo potrebbe anche meritare, perché ha ampi margini di manovra. Io ci vedo qualche cosa di Tyris Maxi, ci vedo un playmaker con caratteristiche molto moderne, ci vedo, ci vedo tante cose. Poi può anche uscirne fuori niente, ma ci vedo tante cose. Ultimo, sono stati convinti ovviamente dal Quasi Gaming, essendo grandi fruitori del Quasi Gaming e vedendo che razza di stagione sta tirando fuori, è eh, giustamente no. Ehm... Che c'è una versione, lo sapete, no? quasi gaming viene tradotto per, per gli stati esteri quando viene mandate le, le repliche in giro per il mondo. Almost Gaming Almost Gaming viene, e c'è una telecrona e poi viene fatta con l'intelligenza artificiale e eh, con la mia voce de Barab, come si dice Barabba in inglese? Si dirà barabba uguale, deduco, ma ormai voglio andare a vederlo. Google Traduttore. Google Traduttore. Barabba. Barabbas. Barabbas. Si diventano anche più di uno. Diventano anche plurali quando giocano in inglese. Capito? I ringolled him. Esatto, esatto. Nocchino, come si dice? Vediamo un po'. Nocchino non me lo darà, ovviamente. Però guarda che Google Traduttore alle volte... Scusa, eh? Scusa, eh? Allora, ho scritto Nocchino su Google Traduttore e lui mi ha detto Nutcracker, cioè Nutcracker. Allora poi ho cercato Nutcracker, al contrario, e Nutcracker dovrebbe essere lo schiaccianoshi. Non lo so. Comunque lo Schiaccianosci sarebbe anche interessante come soprannome per i quasi gaming, eh? Vediamo, vediamo. E comunque, a parte tutto questo, Ben Simmons ha detto che è irrispettoso. Ora, veramente dobbiamo commentare. Io, io non... cioè, il fatto è che lui continua a crederci. E secondo me sarebbe molto più dignitoso... Per se stesso e per tutti gli altri, per la squadra, ma anche per i tifosi, per la lega stessa, che lui a un certo punto dicesse: Ragazzi, io ho avuto dei, dei problemi, ho avuto delle difficoltà, basta, eh, ho deciso e non sono più un giocatore di pallacanestro. A quel punto io lo rispetterei. Noi tutti lo rispetteremmo perché, d'altra parte, ci sono de delle problematiche. Ora c'è anche una giusta campagna di sensibilizzazione nei confronti de della salute mentale. E Io, avendo dei problemi di salute mentale, lo sapete, eh, sono molto sensibile all'argomento, per cui figurati se io sono uno che discrimina, però eh, a un certo punto devi anche rendertene conto, secondo me. Ora lui dice che quest'anno sta bene, quindi vedremo e faremo, però ragazzi, tante volte l'ha già detto e eh, quando succede così tanto spesso... E spesso, cioè, sempre ci sono dietro problematiche legate alla testa anche non soltanto al fisico anche perché se questo fisico veramente avesse tutti i problemi che millanta di avere e avrebbe fatto come Oden cioè alla fine gli avrebbero detto amico basta cioè dal punto di vista fisico non hai più l'idoneità medica per poter giocare in NBA e invece quella ce l'ha e quindi i medici continuano a dirgli eh oh e poi andà, però un vai che fa ti spingo. Quindi secondo me non è irrispettoso quello che pensano i tifosi, è irrispettoso lui. Questa è la mia idea. Poi magari mi sbaglio, ma non credo. Mi, mi, mi sbaglio spesso su tante cose, ma su questo non credo. Poi c'era Taglio Principessa che si era abbonato, decimo mese. Saluto, ringrazio di cuore. Ci vedo domanda su Bronny: non pensi che si stia un po' esagerando con le critiche nei suoi confronti? Lo si ritiene come se fosse stato scelto al primo giro e non con la 55. Sinceramente credo che con quel numero di scelta si siano visti giocatori ben peggiori. Capisco il cognome pesante, ma le critiche che sta ricevendo non mi sembrano molto oneste intellettualmente. Grazie di tutto. Capitolo Bronny. Allora, ieri sera eh, io stavo guardando Rai 1. Vi dico perché? Perché stavo aspettando affari tuoi. Eh, sono anziano, giustamente, quindi stavo aspettando affari tuoi. E, e stavo guardando Rai 1. E c'era il TG 1. Prima davvero c'è il TG 1. A un certo punto, finite le notizie drammatiche, perché i, i telegiornali ormai sono esclusivamente notizie tremende, drammatiche, finite le notizie drammatiche prima addirittura del calcio, è qui che io mi sono stranito tre volte, non due volte, aprendo la pagina sportiva, e prima addirittura del calcio, hanno mandato un servizio sulle Lebron e Bronni. Ovviamente chiamandolo Lebron e non avendo la minima idea di quello che stavano raccontando. Però ne hanno parlato. E tra l'altro prima anche del calcio. Questa è, secondo me, l'ennesima dimostrazione del motivo per il quale la Lega Basket e in generale la pallacanestro italiana fa così tanta fatica a emergere come sport nel nostro paese. E uno dice, ma come l hanno parlato, l'NBA poi c'entra la Lega Basket. Perché quello che tira veramente, e io questa è una cosa che vado dicendo dall'inizio del canale, sono le storie. Addirittura, quando c'è stata una storia, cioè il babbo che gioca o il figliolo per la prima volta ne hanno parlato al TG1 e prima anche del calcio. Vedi perché? Perché c'era una storia. Di solito la NBA è molto brava a raccontare le storie, ma non co così brava, sufficientemente brava, da farla arrivare tanto e farla diventare mainstream anche nel nostro paese. In Serie A invece si fa proprio fatica ad avere storie da raccontare e a raccontarle e questo è il motivo principale per cui eh, la pallacanestro rimane la pallacanestro e il calcio rimane il calcio nel nostro paese. Questa è la mia idea e nessuno me la toglierà dalla testa. Al netto di tutto questo, ehm, io sono abbastanza d'accordo con te eh, perché... Eh, Purtroppo altre volte si è affrontato questo discorso è un cane che si morde la coda o un circolo vizioso, vedila come vuoi, perché da un lato se non si fosse chiamato James, se non avesse avuto quel cognome e quel Babbo, forse non sarebbe stato scelto alla 55. Quindi il nome gli è servito. Però, poi, una volta scelto, con quel nome si parla tanto di un giocatore alla 55 e si giudica un giocatore alla 55 come se fosse stato scelto alla 5 ma anche, anche alla 2 volendo, non ti dico alla 1 ma quasi per certi aspetti guarda che se prendi il, il, il tifoso medio ma m, m, un po' meno di medio tifoso occasionale va, se prendi il tifoso occasionale e gli chiedi chi è Bronnie James lui lo sa tendenzialmente lo sa. Se gli chiedi chi è Zachary Risashee, io non so sicuro che lo sappia. E secondo me forse non lo sapevano del tutto, manco gli Atlanta Ox, ma insomma, vabbè, su quello poi è una, una battuta ovviamente, una provocazione, però tanto per capirsi. E, e quindi in questo caso il cognome è, prima gli ha fatto del bene e ora gli fa del male, perché se giudici... Se giudichi una 55esima scelta su dei parametri da quinta scelta a seconda scelta, è evidente che non può reggere l'aspettativa. No? Questo mi sembra abbastanza evidente. E... Non lo so, ragazzi. Sinceramente, io penso che purtroppo per lui andrà avanti per tutta la carriera così. Eh, però è, è un bel purtroppo, cioè quello che dico sempre su Bronny James è questo, cioè purtroppo sarà sempre criticato, sarà sempre confrontato, sarà sempre giudicato, però è un bel purtroppo. Cioè vorrei io purtroppo essere criticato, confrontato, giudicato e pagato in quel modo lì, e giocare in NBA e togliermi quelle soddisfazioni lì. Dipende, dipende. Ecco, io l'unica cosa che non vorrei, però questo eh, ce lo può dire soltanto lui, e penso che ce lo dirà, ma ce lo dirà tra tanti anni. Io l'unica cosa che non vorrei è che Bronny James fosse diventato un giocatore NBA soltanto per far piacere, compiacere, far contento il suo babbo. Io non credo. Perché non ce lo vedo Lebron essere uno di quei genitori che indottrina il figliolo e assolutamente devi fare questo, devi essere. Non ce lo vedo, sinceramente. Eh, però è possibile che comunque lui sia stato, no? Eh, in parte, cioè, d'altra parte, sei figliolo di uno dei giocatori più grandi della storia, hai comunque possibilità di. e quindi... Però se questo effettivamente è il suo sogno cioè se giocare in NBA è il suo sogno e allora io, io lo invidio tanto e secondo me eh, fa bene a, a fare tutto quello che fa e andare avanti come fa solo questo mi viene da dire poi non ho aspettative di nessun genere nei confronti della carriera di Bronny ti dico, ti dico la verità ne parleranno tutti ora e, e sono sorpreso addirittura del, sono sorpreso del fatto che che ci sia così tanta sorpresa, sono sorpreso della sorpresa, sul, sul fatto che sarà al roster per la prima partita di stagione regolare, mi sembra, contro Minnesota. Cioè, è evidente che sarà al roster, ma veramente pensavate che i Lakers scelgono Bronny James, lo mettono in squadra col Zubabbo e poi lo assegnano alla G-League? Per non fargli giocare all'esordio in regolare, ma veramente? Lei? Veramente? In NBA del 2021? Veramente? Forse in Lega Basket una squadra avrebbe potuto fare una mossa anti-marketing di questo genere, proprio perché non siamo bravi a raccontare le storie. Ma loro ovviamente lo mettono. Guarda, ti dirò di più. Non so neanche se lo butteranno in quintetto, in, nella prima, forse in quintetto no, ma sicuramente giocherà e sicuramente ci sarà il momento in cui saranno in campo insieme e giù fotografie e giù video e giù, cioè, è, questo è normale ragazzi, questo è normale. Poi c'era Tira la Tripla, che se era lui pure abbonato, ventesimo mese, saluto, ringrazio, ciao, fino ad ora dividevo League Pass con un altro, questo tipo si è tirato indietro, dovrei pagare tutto il League Pass da solo, ora io guardo, solo, eh, guardo quasi solo le partite dei Pistons, mi consigli di fare League Pass, insomma vedi qualche speranza per i Pistons, ti si vuole bene, allora io il League Pass comunque lo consiglio, cioè mettiamola così. Se ve lo potete permettere, perché poi per queste cose qui secondo me uno non deve fare il passo più lungo della gamba, cioè ci sono altre priorità nella vita, va bene. Però se ve lo potete permettere io lo consiglio sempre, perché comunque ti dà accesso a tutte le partite. Capisco che uno sia magari no, tifoso solo di una squadra e voglia vedere solo quella squadra, però intanto sono 82 partite, se le vuoi vedere tutte. E poi tanto ci sono una serie di partite che alla fine ti viene voglia di vedere, quindi il costo è ammortizzato. Però chiaramente sempre se uno se lo può, se lo può permettere. Detto questo... Eh, io non lo sai, non sono molto fiducioso su, su Detroit. Verso Natale mettono sconti, li mettono anche per il Black Friday, che io sappia, nel periodo del Black Friday, quindi insomma c'è occasione nel caso. E, mh, non sono molto positivo, molto ottimista sui Pistons, perché non mi sembra che ci sia ancora un disegno ben definito. Cioè, mi sembra che stiano continuando di mossa in mossa di scelta in draft in scelta in draft, di cambio di allenatore in cambio di allenatore, di, di valorizzazione di un giocatore in valorizzazione del giocatore. A andare molto sul prossimo passo, cioè, no? Una delle cose che ti forse, hanno problemi con l'ansia. Ecco questo, mi sento di dire, forse la dirigenza dei Pistons ha problemi di ansia. Il che sarebbe rispettabilissimo perché io stesso ho problemi di ansia, quindi capisco benissimo. Una cosa che, la, la prima cosa che ti dicono quando hai problemi di gestione dell'ansia è questa: ti dicono non guardare al risultato finale, l'obiettivo finale, perché se pensi a quello ti rendi conto di quanta strada devi fare. E quello ti genera ansia perché dici: Non sarò mai in grado di fare tutta quella strada, non ce la posso fare, e questo ti butta ancora più giù, e allora veramente non raggiungi l'obiettivo. Cerca, ti dicono, di guardare soltanto al prossimo passo, cioè riesci a vedere da qui al prossimo passo. Basta quello, fai quel passo lì, e poi, se lo fai, però, tutte le volte, su tutti i passi, piano piano il percorso lo finisci e non ti mette ansia. Cosa è un, questo ragionamento è molto bello dal punto di vista logico. Eh, con me non funziona, purtroppo, eh, perché poi un conto è la teoria e un conto è la pratica, ma forse la dirigenza dei pistons, in questo senso, ha problemi di gestione dell'ansia. Ovviamente, eh, in realtà, una dirigenza dovrebbe fare l'esatto contrario, cioè non dovrebbe vedere a solo al pro alla prossima mossa... Perché, se vedi solo alla prossima mossa la sbagli. Te devi vedere nel lungo periodo, devi guardare l'obiettivo finale e ragionare come se tu, se tu avessi in mano le, le, le redini di da qui a 4 anni, 5 anni. Capito? E questo mi sembra che eh, i Pistons non ce l'abbiano. Quindi, non sono ottimista per questo, in questo senso. Poi c'era Bulls per Gavisto, Gaviscon che aveva regalato un abbonamento. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. Colui il quale è stato abbonato, ma soprattutto lui che ha abbonato e che ha regalato l'abbonamento. Bene, eh, detto, ciò, detto ciò, io direi di ripartire da dove si era arrivati. Allora c'erano dei bits che si erano fatti. Eh, eh, sono finiti i bits bene, quindi si riparte con i messaggi riscattati. Se non vado errato, però non ho visto che sono tanti. Eccoli qua. Allora, riso in bianco e pesce crudo. Considerazioni sparse di pre-season 1: Lively deve aver fatto un'estate di allenamento a 360 gradi. Gran mentalità, anch'io l'ho visto. L'ho visto comunque diverso. Mettiamola così. Poi andrà chiaramente testato. Su palcoscenici e, e su livelli più probanti, però l'ho visto. Ah, già è vero, c'era. È perché l'ultima volta non si era fatto, c'era il crossover grid. Facciamo una cosa diversa oggi. Finisco, finisco riso bianco e pesce poi arrivo. Però anch'io ho, eh, ho, ho visto dei cambiamenti in Lively e questa cosa comunque in generale è positiva, perché un giocatore molto giovane, secondo me, poi va anche, no? Bisogna anche vedere qual è l'approccio al professionismo, l'approccio alla Lega. In questo, Luka Doncic, Doshet, ma ci torneremo a parlare di Dallas. 2. JJ, davvero allenatore Minors, riparte dal Dai e Vai, grazie a Dio. Io lo spero, spero che lui abbia un'idea un di pallacanestro. Ovviamente noi non la sappiamo perché è, è al primo anno da head coach da noi funziona che uno deve fare la scuola allenatori poi deve fare anni di praticantato poi deve fare il vice poi viene promosso ma lì se sei stato un giocatore vieni preso e infilato e quindi io spero che lui abbia un'idea di pallacanestro legata anche molto ai fondamentali alle cose facili, semplici a, a, perché è questa un'idea vincente ma soprattutto Spero che questa idea di pallacanestro che lui ha, qual qualunque essa sia, gliela facciano mettere in pratica. Perché purtroppo il problema fondamentale di tanti allenatori che hanno allenato i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat o i Los Angeles Lakers negli ultimi anni è stato questo. Ma aspettiamo. Per ora è presto. Mettiamola così. 3 Pistons piacevole sorpresa perché è preciso. Pistons piacevole sorpresa perché è preciso. Normale. Cose, cambieranno. 4 la cura Tibodo può fare un gran bene a Kat, o la va o la spacca o lo spacca, esatto. Nel complesso tutto più divertente di quanto credessi. Cat ha già, ha già mh, avuto a che fare con Tibodo e tra l'altro vi faccio vedere questa cosa perché è molto interessante. Ehm, aspetta, eh, Carl Anthony Towns, l'avevo accennata anche nel video. Poi però vi dico la verità, non avevo voglia di fare la grafica e allora ho detto vabbè, questo discorso qui non lo tiro fuori, tanto se no. E quindi ho detto ne parleremo in live. È arrivato il momento. Allora, questa è la carriera di Carl ehm, Anthony Towns. Aspetta, eh. eh, Regular Season, questa è la carriera di Carl Anthony Towns. Allora. Eh, e, e qui va dal basso verso l'alto, non so se si vede, cioè l, la colonna più in basso, la riga più in basso è il primo anno. Primo anno 82 partite giocate, secondo 82, terzo 82, quarto 77. Dal quinto uno sfascello, indovinate fino a dove c'è stato Tibodo. Tibodo c'è stato fino al quarto. <ride> Poi finita, finita la cura Tibodo è un disastro. <ride> Quindi questo è interessante. Vedremo, vedremo quello che verrà fuori. Però anch'io sono molto 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 curioso di, 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 di rivederli nuovamente insieme, anche perché nel frattempo, Tom Tipodo, scusami, Carl Anthony Towns, è cambiato e parecchio come giocatore. Quindi lo vedremo. Eh, detto ciò. Volevo rifare quello dei... che non mi ricordo più come si chiamava. Come si chiamava il giochino di indovinare la sagoma? Dai, su! Eh, non mi viene il nome. Vedi che ora è tanto che non si fa. E Sam mi viene, eh? Il momento Peltel, il momento Peltel, volevo rifare un momento Peltel perché, ehm, perché ora sono arrivate le fotine nuove e quindi volevo vedere se ce l'hanno messe oppure no, capito? E, e, e quindi volevo, volevo farlo insieme a voi. Però mi sembra che sia sempre un, uno schifo, no è sempre uno schifo ragazzi, è sempre uno schifo. Vabbè, comunque ormai oggi, oggi lo facciamo. Chi è questo con questo collo ritto tipo una giraffa? Potrebbe essere Dyson Daniels? A me, avendolo visto così... O lui o la Melo, guarda, ora che lo vedo specchiato di là. O lui o la Melo. Potrebbero essere... Mega Ultrapollo dice la Melo. E allora proviamo, proviamo la Melo, proviamo la Melo. La Melo! Vedi collo a giraffa? Era proprio la Melo! Era proprio la Melo Ball! Bene, eh, siamo andati bene. Però il momento poi, non mi garbato, quindi dalla prossima volta non lo rifaremo. Se trovate un, un sito del genere che, che, fa la che fa indovinare la grafica, ma ehm, fatto con le fotine attuali, eh, quindi non queste degli allenamenti, perché lui ora usa le fotine degli allenamenti, ditemelo che lo facciamo. Se usano le fotine ufficiali NBA, lo facciamo perché mi piace molto. questo tra l'altro a proposito di Lamelo, apro questa breve parentesi, visto che per ora non siamo andati con gli argomenti a piacere, sfrutto questo, questo eh, per parlare di una cosa. Lamelo Ball ha detto che ehm, se lui dovesse proprio aggiungere una cosa all'NBA di oggi, aggiungerebbe il tiro da quattro. E questa cosa è molto grave dal mio punto di vista, perché Lamelo Ball è uno dei giocatori... Mm, più riconoscibili dell'NBA di oggi tra i giovani. Vi può sembrare azzardato, ma è così. E ci sono diverse riprove a riguardo, intanto perché è un giocatore no? molto, molto slang, molto, molto RB, molto... e poi perché eh, sono stati fatti anche proprio dei sondaggi in generale, io queste cose le vedo in tutte le, le trasciate televisive statunitensi che io riesco a captare, le capto e quindi poi ve le riporto molto volentieri. E sono stati fatti delle, dei sondaggi generazionali tra tifosi NBA, no? E tipo tipo, eh, infatti, a questo mi riferisco, Raffaele: tipo quando da noi fanno i sondaggi generazionali e ti dicono eh, Mima il fatto di fare una foto, quelli della mia generazione fanno così: no? cioè, il gesto della macchina fotografica, che è questo. Quelli giovani, però, fanno così che è il gesto dello smartphone, perché ormai loro la foto la fanno con lo smartphone. E da lì si vede il solco generazionale. Il solco generazionale dell'NBA è proprio la Melo Ball, perché te, fino a una certa età, se parli di Melo, tutti, me compreso, si riferiscono a Carmelo Anthony. Oltre una certa età, se parli di Melo, tutti si riferiscono alla Melo Ball. Poi c'è anche una diceria... Una, una pseudo-leggenda metropolitana che i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito, però, tra l'altro, che vorrebbe: questo è un, un aneddoto successo qualche anno fa al termine di una partita degli Charlotte Hornets, un bambino aspettare fuori lì alle transenne del palazzo, vede avvicinarsi Michael Jordan. E gli va incontro e, e anziché chiedere una foto a Michael Jordan, gli chiede se, se sta per uscire la Mello Ball e quanto manca l'uscita della Mello Ball perché voleva una foto con la Mello Ball. Capi capite capite che questo? Al di là di tutto, al di là de de del mio mal di stomaco, però vi, vi fa capire, no? C'è il video, vedi? E io, infatti, sapevo che non avevano smentito, per cui eh, vi, fa capire, vi fa capire che comunque la Melo Ball è un giocatore particolarmente riconoscibile tra i giovani. E il fatto che abbia questa idea è molto brutto perché se i giovani e i giocatori in cui si identificano virano verso queste idee, e poi queste idee piano piano vengono introdotte, ragazzi, perché purtroppo si va verso. I, i, il, il riconoscimento no cioè è, è così cioè, quello che conta alla fine sono i numeri si va verso quello che chiede l'audience della gente prendete per esempio questa boiata va bene questo è un iPhone 16 io ce l'ho da diverse settimane come vedete ci sono due tasti non so se ecco ci sono due tasti questo in alto che è il tasto di accensione normale che hanno tutti i telefoni e questo in basso che è il tasto Camera Control che ha introdotto la Apple quest'anno. Questa è una boiata pazzesca, tremenda. Io ce l'ho da diverse settimane. Ho usato il tasto Camera Control al primo momento in cui l'ho preso in mano per provarlo. Ho detto proviamolo. E mai più. Io Le altre volte in cui l'ho utilizzato è quando prendendo in mano il telefono così. Per sbaglio, con, con, con questa parte qui, col, come si chiama? Questa parte della mano, ho cliccato sul tasto e quindi mi si è aperta involontariamente la fotocamera e ho maledetto questo tasto. Basta, mai più utilizzato. Però. Siccome la Apple ha fatto questa cosa, voi vedrete che ora la maggior parte dei telefoni piano piano introdurranno tutti questo tasto, perché si va verso il consenso, la cosa fondamentale è il consenso, i numeri, la massa, la maggioranza. E quindi se i giovani vanno in quella direzione, piano piano eh, poi i giovani ovviamente come è, com è giusto generazionalmente che sia, diventano la maggioranza. E quello è un grosso problema, io sono molto preoccupato di questa cosa. Comunque, al di là di questo, c'era T4 Mba, Messaggi Riscattati. Buonasera Edo, volevo fare un paio di domande. Uno, ci si dimentica troppo spesso di Paolo Banchero. Qua in Italia c'è chi lo disprezza stupidamente ancora per il discorso di Italbasket. Basket. Te invece come lo vedi in previsione di questa stagione? Due, cosa ne pensi degli Atlanta OX? Credi che Vit Cresci, mio pupillo, e Roddy possano avere spazio in mezzo a tutti i giocatori che ha Atlanta? Partiamo da qui. Vit Cresci, ragazzi, è, è un giocatore di culto. L'altra notte ha dato, ha dato via un pallone, che roba da matti, da, da sotto, proprio a tutto campo, tirato da sotto, Milos Cresci. Capito? Ma poi è uno di quelli cattivi come Garba. me, io non lo so se avrà tanto spazio, perché purtroppo gli a Santa Ox sono costruiti veramente male e te lo dimostra il fatto che nello stesso ruolo hanno la prima scelta assoluta del draft e il giocatore è rivelazione della passata stagione e voglio vedere come fanno a far giocare sia Risa Sheikh che Jalen Johnson quindi figurati te altri giocatori da inserire cioè non lo so quello che può capitare io l'unica certezza che avevo è che Trey Young non aveva la barba e invece ora ce l'ha anche lui. Per cui io non so più niente degli Atlanta Ox. Però mi auguro che possa avere spazio perché mi piace molto. Mi piace di più lui rispetto a eh, Roddy, se dovessi proprio dirti, tra i due. Su Paolo Banchero invece, ragazzi, io, io sono uno dei grandi difensori di Paolo Banchero. Ha fatto una boiata con la scelta delle nazionali, però quello al di là io lo posso detestare dal punto di vista de del tifo della nazionale. Però poi vedo il giocatore, vedo il talento, vedo la qualità, vedo il potenziale. Per me è uno di quelli che seguo con maggior interesse in questa stagione. E tutti quelli che dicono: eh, ma non esistono più i quattro, perché ora va di moda questa cosa e di dire che non esistono più i quattro, come se fossero tutti tifosi di Varese. E io dico Paolo Banchero, cioè ragazzi abbiamo tra le mani uno dei giocatori con oh, la maggiore prospettiva in assoluto nel, nel, nella pallacanestro mondiale che è un 4 fatto e finito, chiaramente un 4 moderno che mette palla per terra che gioca anche da play, però è un 4 e come puoi dire che non esistono più i 4, non esistono più i ruoli magari, ma i 4 esistono e come? Io sono un grande stimatore di Paolo Banchero perché sono mol, molto convinto che i margini di miglioramento che ha Paolo Banchero ce l'hanno in pochissimi, in tutta l'NBA. I tifosi di fare si sono disperati per questa cosa. Eh, panino col cinghiale, messaggi riscattati. Buonasera, Edo. Cam cancello la parte di domanda su PD di appena in tempo. Beh, bravo, perché non... Volevo chiederti che ne pensi di questa pre-season con Chris Paul e Wembaniama e con già anche parte con salti da trampolinista e già gli tremano le caviglie. Ne approfitto per chiederti se farai delle live durante le partite di regular season. E se sai dirmi su quale piattaforma saranno trasmesse le partite. L'anno scorso su Nao. Ma non le davano tutte. Eventualmente chiedo anche alla chat per altre piattaforme a pagamento o non. Allora che io sappia, alle nostre latitudini, per vedere l'NBA ci vuole o il League Pass o Sky, Sky col pacchetto sport, ti dà le partite, chiaramente non te le dà tutte ti dà sicuramente la, la NBA Sundays all'orario umano e poi te ne dà altre ma a scelta loro, che poi in realtà non scelgono loro, gliele mandano, ma insomma tant'è. E, e quindi di, di, di conseguenza anche Now TV, perché eh, con Now TV se fai dei pacchetti vedi quello che vedi con Sky, ha una qualità minore se non vado errato, però comunque lo vedi. Poi ci sono altre, altre soluzioni che però sono fuori legge, quindi io non ne, non, non ne parliamo. E non credo che ce ne siano altre, sinceramente. Sono molto contento di, ehm, di, di, di quello che abbiamo intravisto di Crispol e Wenbanyama. Chiaramente è una l'azione che ha fatto il giro del mondo, la, il, il primo alle UP. Eh, però, più che altro, sono contento di vedere, vedere Uembaniama oggi perché Uembaniama oggi è tanta roba eh, perché non è più il giocatore che lo vedi e sta ritto per miracolo. Ora comincia ad avere le sembianze di un giocatore, e allora è un problema grosso. Se, se questo fisico regge, io non lo so se regge, a vederlo ti direi più di no che di sì, ma se questo sito regge. Sì, se sì, questo sito, letto sito da, da ex co comeraio se, se questo fisico regge è un casino per tutti. E su Giamora anche, ti devo dire ragazzi, io purtroppo io ne sono follemente innamorato, lo sapete, l'altra notte ha fatto una stoppata che non ha niente a che fare con genere umano. E questa connection che potrebbe aprirsi con co Zach Idi, tanta tanta roba, tanta tanta roba. Però eh, lì purtroppo non ci sono soltanto i dubbi che, che ho su Gwembaniama sulla tenuta fisica. Ci sono dei dubbi sulla tenuta fisica e mentale. E quindi siamo, siamo in, in quota Ben Simmons potenzialmente, per cui per motivi diversi, ma. Poi c'era Exco co-comeraio, ciò vedo. Ogni tanto parli dei fisici dei giocatori di oggi che dovrebbero reggere meglio le 82 partite. Per me è il contrario, proprio perché sono tirati al massimo, sono più a rischio di rottura. Anche negli anni 80 c'erano infortunati storici, Walton, Bowie, Sampson, ma si contavano sulle dita di una mano. Oggi invece, pur con tutti i miglioramenti nella chirurgia ortopedica, con i talenti a rischio si può fare un roster completo, compresi i T-Wolves. Allora, è vero quello che dici, ehm, però non, mi, non, mi, non me lo spiego. Cioè, è vero che oggi ce n'è di più, eh, però non me lo spiego perché... Mm, cioè, questo nesso che, che te dici, siccome oggi sono pompati al massimo, poi non reggono, eh, allora però vuol dire che, 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 che la medicina non, non capisce quello che serve all'essere umano? Oppure vuol dire che oggi ci sono, forse potrebbe voler dire che oggi ci sono talmente tanti interessi che si pompa all'infinito fregandosene della de, de, de tenuta fisica perché comunque vuoi far rendere il tuo corpo sempre di più e allora eh, metti a repentaglio la tua salute. In questo senso forse sì, però io parto sempre dal presupposto che ci sia eh, quello che gestisce la cosa, gli allenatori e i preparatori fisici e atletici, che ti dicano più in là di qui non puoi andare perché poi ti si ritorce contro. Cioè, mi auguro che ci siano delle figure che fanno questo ragionamento, perché se non le fanno è, è grave comunque. Perché se non ci sono delle figure che conoscono il limite e non ti consentono di andare oltre con l'ingrossamento, con la preparazione, con l'allenamento, con la sala pesi e con tutto è gravissimo. È mancanza di competenze mediche, gravissimo. Se ci sono, ma i giocatori e le squadre spingono per superare il limite, è gravissimo lo stesso. Meno grave perché vuol dire comunque la medicina ha una sua. Però non viene ascoltata. Eh, però è grave lo stesso. Eh, ah, T-Wolves. TW stava per Two Way. Ok, ok, hai eh, ragione. Però anche T-Wolves, se ci pensi un attimo, perché con, con tutti gli infortunati storici che hanno avuto. Eh, vabbè, eh, quindi capito, eh, è grave in entrambi i casi. però, però è, è così. E quando mi dicono che non è vero, e che io sono esagerato, e che eh, ragazzi, purtroppo. Purtroppo no. Purtroppo i numeri parlano chiaro. All'epoca, an tantissimi anni fa, decenni fa, non c'erano così tanti infortuni, ma c'erano così tante partite. Allora cosa mi volete dire? Che Nikola Jokic, che ha una pancia che passa là e non si rompe mai, è meglio e tiene di più fisicamente rispetto a quelli super pompati e super palestrati e super allenati e che allora è meglio non allenarsi? We are talking about practice. Mi volete dire questo? Perché, se mi dite questo, attenzione, perché se mi dite questo è un macello a quel punto lì sfondate una porta aperta con sottoscritto. Non aveva mai voglia di allenarsi, ma mi veniva dato de dello stolto perché non mi volevo mai allenare e invece avevo ragione io? Non lo so, magari un giorno scopriremo anche questo. Chi può dirlo, no? Andreotti è campato cent'anni senza mai fare sport e rivendicava questo fatto e lui non aveva mai fatto sport, per esempio. Vedremo, vedremo, vedremo. Lo so perché io da ipocondriaco, no? Quelli che campano tanto senza fare sport li vado a cercare, non facendo io più sport. Perché voglio che mi venga detto. Va bene, eh, Redis le Hafex. Eh, messaggi riscattati. Eh, Ciao Edo, Oden, quando mi ritirai Mozgov firmò a 50 milioni in free agency e volevo uccidere tutti. Eh, eh, <ride> purtroppo. Anche perché se, se Mosgov prendeva 50 milioni, immaginati te Greg Oden. Purtroppo Oden si è ritirato proprio nel periodo in cui c'è stato il boom. no? Questa è una cosa che dice sempre anche Shahil O'Neill. Ma Shahil O'Neal quantomeno si è ritirato un pochino, un pochino no? cioè la, la parte di carriera, quella dove avrebbe guadagnato tanto, l'ha avuta prima. E quindi lui si è ritirato proprio nel periodo in cui stavano per esplodere i, i salari. È andata così. Paul, Pop mi detesta, è reciproco. Gwen Banyama sfida i giornalisti dicendo che non ha obblighi verso di loro e le aspettative. E Tig, che lo prospetta MVP, se ne andrà ai playoff con sto roster. Se ti va, ti sfido eh, a fare il gioco di cronache di basket sui giocatori con più presenze ai playoff. È il loro secondo reel. Aspetta. Fammi andare... A... Allora, intanto, vabbè, la questione su Popovic e su Embaniama su si è già parlato. Anch'io all'inizio pensai a questo fatto del, um, che, che tra Popovic e Crispol non correva buon sangue. Però, sai, in queste situazioni, soprattutto quando arrivi un po' in là con gli anni, e ci sono entrambi nei, nei rispettivi ruoli, un po' in là con gli anni, queste sono cose che vengono superate. Quindi... Allora, il secondo reel... Il secondo reel... I 10 giocatori con più punti nella storia NBA e vanno indovinati, giusto? Funziona così la cosa, e però poi loro ti danno la soluzione. Perché allora io ci metterei, però, come lo blocco? No, devo tornare indietro. Se no, mi danno la soluzione. Allora io ci metterei LeBron, sicuramente. LeBron perché per forza di cose. Uh, ci metterei. Horry Versante Leihertz, eh, Kobe, secondo me anche Fischer. E secondo me anche Shack. Shack non ha avuto una carriera lunghissima, però ci metterei anche Shack. Poi ci metterei Duncan. E poi è complicata allora so sicuro che non ci sono eh, Michael Jordan eh, perché ha giocato pochi anni eh, Karim sì secondo me Karim c'è me ne mancano tre e poi andiamo a verificare secondo me c'è anche Steph perché ragazzi Steph è... secondo me c'è anche Steph e quindi anche Draymond Green E stockton ci metto stockton più del postino ci metto questi dieci vediamo quanti ne ho beccati andiamo in fondo allora James l'ho beccato Fisher l'ho beccato Duncan l'ho beccato Horry, Jabbar Kobe Bryant e Sheck e poi c'erano Tony Parker Ginobili e Pippen e in effetti Tony Parker si sì, Tony Parker ci dovevo pensare, quando pensavo a Duncan ci dovevo mettere anche Tony Parker. Però Ginobili e Pippen eh, non pensavo, perché Gino... eh, però in effetti Ginobili si è fatto tutti gli anni di Duncan e Parker e Pippen poi ha avuto... Eh sì. Bill no, ma perché Bill ha vinto tanto, ma non ha giocato tanto? Sì, ha avuto una carriera medio- lunga, ma non lunghissima. Ma aspettavo Stockton, però è anche vero che poi Stockton ha giocato tanto, ma a parte quegli anni di, di finali con i Bulls, eh... boh, è andata così, è andata così. L'altro, qual è l'altro? Ah, i 10 giocatori con più punti. No, vabbè ragazzi, facciamo la prossima volta, se no si fanno tutti insieme. Eh, tanto Lebron c'è anche lì, quindi non c'è problema. Va bene, va bene, va bene. Poi c'era Bulls per Gaviscon, siamo sempre nei messaggi riscattati. Eh, ah no, ma, ma, ma sapete che io molto tempo fa, ora che ho visto Bulls per Gaviscon che prima si era abbonato, io molto tempo fa avevo detto a Andrew, Andrew Owen che avrei recuperato il messaggio del suo abbonamento che non gli aveva preso l'abbonamento e poi me ne ero scordato mi scuso Andrew Owen eccolo qui buonasera Edo finalmente esco dall'ombra di YouTube stavo guardando un mini documentario su Garnet uno dei miei giocatori preferiti e consideravano i suoi unici punti deboli la mancanza di peso sotto canestro e la poca affidabilità come scorer in quanto prendeva spesso tiri poco remunerativi long two che ne pensi? Io sono sempre stato affascinato dal suo essere stato una grande superstar offensiva, ma forse soprattutto difensiva, e allo stesso tempo il miglior gregario periodo Boston. Secondo me periodo Boston è stato molto più che un gregario. Eh, però io non sono d'accordo, ti dico la verità, su questi due come punti deboli. Intanto perché se penso a un giocatore veramente senza punti deboli giocatore senza punti deboli non esiste ma tra quelli che ne hanno di meno io Garnett ce lo metto sempre perché comunque Garnett era molto completo ai tempi era assolutamente il più completo del mondo poi negli anni sono arrivati anche altri quindi però era molto completo guarda io forse allora te la dico meglio per come ho fatto a fare questa cosa che ho fatto? Per i tempi in cui giocava Garnett, secondo me lui non aveva punti deboli, perché la mancanza di heal, lui comunque era un 4. Oggi lo avremmo fatto giocare da 5, gli sarebbero mancati dei heal, ma all'epoca come 4 era perfetto, non gli mancava proprio niente. E il fatto di non essere uno scorer, ma parliamone, perché a Minnesota lui era sempre ai vertici, comunque, delle classifiche di realizzazione della Lega e non era la principale cosa che faceva in, eh, in campo. Quindi, io non sono d'accordo con questi due punti deboli. Se lo vediamo oggi. Eh, I punti deboli potrebbero essere stati la mancanza di Chili, perché oggi erroneamente sbagliando l'avrebbero fatto giocare da 5. E il fatto che lui si sì, metteva palla per terra, ma non come ce la mettono i lunghi di oggi, non come ce la mette Wembanyama per l'epoca era avanguardista quello che faceva Garnett, ma oggi ce ne, sono, ce ne sono altri che mettono palla per terra meglio di lui. Quindi, eventualmente, oggi avrebbe questi punti deboli, ma per la pallacanestro dell'epoca. Lui non aveva questi punti deboli. Secondo me non aveva proprio punti deboli. Ti dico, ti dico la mia. Poi c'era Florenzia Garden che si era abbonato. Quarto mese. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. Dice grande Edo Avanti Zanzarosi. Sono un drogato del gruppo di recupero. Grazie per tutto il lavoro che fai come sempre grazie, grazie a te di cuore. Ti posso dire qual è veramente... Sapete, io sono un fruitore della zanzara, ma da tanti anni, quindi cioè, sono uno dei, dei... posso dire dei primi veramente, quindi io apprezzo tutto. Qual è la cosa che veramente apprezzo di meno della zanzara? Due cose apprezzo di meno. Il logo, il logo fa veramente schifo. Posso dire, il logo fa veramente schifo. E, secondo me... Cioè, è proprio brutto la trasmissione così, potrebbe, potrebbe avere un, un logo di quelli brutto, proprio brutto il logo. E poi il fatto che quelli che guardano la zanzara vengano chiamati, per stessa ammissione, da, da loro stessi, zanzarosi. È brutto, zanzarosi. Cioè, è proprio brutto, capito? Ci voleva, secondo me. Un altro termine, non so quale, però, ragazzi, cioè, hanno tirato fuori dei de, de, de personaggi, delle Ione, delle cose, poi il logo lì è Zanzaro. È brutto, è so brutto queste cose sono brutti. Canefardo e non si chiama, è una delle grandi scoperte di questa stagione. Ma non solo, ce n'è tante, ce n'è tante. Torni da Milano. Poi un giorno faremo faremo anche, no? No, questo non lo faremo. La lasciamo perdere, non entriamo in questi discorsi e poi la cosa diventa... Bulls per Gaviscon, messaggio riscattato. Eh, ciao vedo, passo a lasciare una sub di supporto che fa sempre bene l'abbonamento di prima, grazie mille. Tanto per cambiare, eh, volevo, volevo fare una polemica, ma solo a me sembra che i super fan di LeBron hanno la coda decisamente di paglia quando si parla di GOT Non è che sanno che gli manca qualcosa, grazie per tutto e buona live. Ora capisci che non puoi te tirare una mina di questo genere e poi andarci? Cioè, te hai aperto la porta, hai buttato dentro una bomba carta e poi hai richiuso la porta e ora stai aspettando che esploda. E, e, cioè, è molto complesso qui il discorso. Ehm, ti dico però in generale quello che penso. Io penso che nessuno di quelli che porta avanti una crociata per il GOT, eh, abbia la coda di paglia, quindi, né quelli che sono team LeBron, né quelli che sono team Michael Jordan, né quelli che sono team Kobe Bryant, team Larry Bird, team quello che vi pare: ehm, posso dire una cosa: non so se dirla. non so se dirla, riguarda il messaggio delle campane di Mefiondo, no, non la dico, non la dico. Ehm, comunque, ehm, secondo me nessuno ha la coda di paglia. Tutti quelli che portano avanti il loro favorito, il loro Beniamino, il loro prediletto per la questione del GOT, secondo me lo fanno in maniera spontanea, genuina e ci credono veramente. Cioè, perché io vedo proprio le argomentazioni, vedo proprio... Cioè, Secondo me veramente tutti lo fanno credendoci veramente, nessuno di loro ha la coda di paglia. Il fatto è che questa è una domanda che non ha una risposta e quindi è molto difficile, cioè alla fine puoi, puoi argomentare tutto e il contrario di tutto, tutto e il contrario di tutto. No, non stavo per non stavo dire che sono, per dire, sono Team MJ, mi riferivo al Dottor Velcoro, era un'altra cosa, e, mh, riguardava sempre la zanzara di prima. Quindi, capito, io non, non credo che ci, siano, che ci siano code di paglia, penso che siano veramente fazioni eh, genuine. È che purtroppo no, non c'è una risposta a questa domanda, perché è una domanda così, una domanda così, Quindi, tant'è, tant'è, poi c'era erst1969 che si era abbonato, 22esimo mese, saluto, ringrazio di cuore, buonasera a tutti, ed non so se ne hai già parlato, come vedi la situazione di Danilo, ha ancora speranze in NBA, certo che c'è stato davvero tanti anni tra un infortunio e l'altro ti dico, secondo me le speranze ci sono, perché alla fine, quando arrivi poi a stagione in corso, lo trovi sempre il Doc Rivers di turno che ti dice ma io non conosco nessuno, questi giovani non mi dicano niente. Questo l'ho risentito Danilo Gallinari nel corso dei miei vent'anni. Pigliamo questo. Quindi delle speranze ce l'ha, onestamente. Però sono speranze che massimo lo possono portare... a a fare appunto il diciassettesimo anno e a vedere dove altri possono portarlo, dove altri giocatori possono trainarlo. Ma non è la fine di carriera che io auspicavo per Danilo Gallinari. Io lo volevo protagonista fino alla fine. In questo senso è stato, secondo me, molto più saggio e meritevole Bellinelli. Assolutamente sì. Questo non significa che gli andava dato l'MVP, ovviamente, però è stato molto più saggio e meritevole. Questo va detto. Poi c'era Lollo2F, messaggi riscattati. Buonasera, Edo, come stai? Amici, come stanno? Eh, poi vi racconterò: mm, Insomma, Mimi c'è qualche problemino. Però vabbè, poi vi racconterò quando avremo, avremo capito per bene tutto. E sono sempre stato affascinato dall'arte del passaggio. Non solo basket, ma anche calcio. Sarebbe inutile chiederti del tuo passatore preferito perché si sa la risposta. Quindi rimestiamo nel torbido. La stella peggiore in questo fondamentale, all time e attuale, il più scarso in assoluto. Allora, ovviamente sul mio passatore preferito non c'è discussione all time e non c'è discussione a livello europeo. Sono due giocatori diversi, non c'è discussione. Ma eh, il più scarso in assoluto, io non so se ve lo ricordate, ma io avevo proprio, la, vedendolo giocare, avevo proprio la sensazione che no che non gli venisse proprio il gesto, il movimento, cioè che cioè t -t tutte le volte che faceva un passaggio sembrava che gli fosse scappata la palla di mano casualmente. E infatti spesso non arrivava a destinazione. Non so se vi ricordate di lui, sto parlando di Vincadare. Vincadare, eh, mi rendo conto che... Vediamo se vi trovo una foto. Difficile, eh, perché sono neanche di preciso inca mi sembra che si scrivesse inca da re, eccolo qui costui era il giocatore vediamo se vi trovo una foto Beh. che era anche un discreto un discreto giocatore dal punto di vista fisico eh? però poi la pallacanestro era un'altra cosa e, e, e il passaggio nello, nello specifico tra le stelle allora, a livello attuale, Clay Thompson lo consideri una stella ancora? Se Clay Thompson lo consideri una stella, ma perché non gli viene richiesto di farlo? Eh? Lui è il finalizzatore, lui deve riceverli i passaggi. Però quando si tratta di. perché. La nobile arte del passaggio è strettamente correlata sia al gesto che all'intuizione, perché un conto è il passaggio in sé per sé, il gesto con le mani, e un conto è dove la passi, a chi, quando, come e perché. È tutto correlato nel passatore. Il passatore fa tutto, cioè non è solo bravo con le mani a dare via il passaggio tecnicamente, è bravo anche a riconoscere quando è che devi dare il passaggio, dove lo devi dare, quando, perché. E quindi Clay Thompson perché non gli viene richiesto di farlo e si vede, aggiungo io all time di stelle. È difficile, però, guarda, forse Glen Rice, ma non ho una motivazione precisa, ma gli ho visto dare talmente tanti palloni in tribuna che poi era un giocatore incredibile. Era un tiratore, uno dei più grandi tiratori di sempre. Un giocatore incredibile, però se ci fosse una statistica di numero di palloni dati in tribuna, secondo me lui sarebbe leader all time giù di lì per possesso giocato. E, e quindi ti dico lui. Quindi ti dico lui. Poi c'era Gessan 86 eh, Seredo, quale di questi tre è più probabile che vada via prima della deadline? Yannis, KD o Anthony Davis? Nessuno dei due. Nessuno dei tre, secondo me. Prima della deadline. Se intendi la deadline di febbraio di adesso, quindi 2025. Secondo me è più probabile che se ne vada Yannis prima di Anthony Davis. KD è assolutamente impronosticabile in questo senso. Potrebbe essere domani, però secondo me nessuno dei tre prima di febbraio. Se te le devo mettere in ordine, KD, Gianni e Anthony Davis, ma non mi aspetto nessuno dei tre prima di febbraio. Poi c'era Redisle e Apex, sempre messaggi riscattati. Ciao, Edo Oden. Ma com'è che ho fatto? Ma l'abbiamo già fatto. Redisle Apex, hai riscattato due volte il messaggio? Ah, pensavo di averti fatto passare avanti immotivatamente. Invece, no, hai riscattato due volte il messaggio. Vabbè, però l'abbiamo già fatto. Quindi, non, non, rientro, non rientro nel messaggio. Bene, bene, bene. Detto ciò, signori, siamo arrivati in fondo. E infatti, si rasentano le due ore anche stasera. Penso che sia una delle poche live e sono molto contento di questo perché vuol dire che avete argomenti eh, in cui non mi sono stati chiesti esplicitamente argomenti a piacere. Molto bene, me li tengo da parte per la prossima live, per la prossima settimana, perché ne, ne parleremo. Um, pronto per X Factor? Eh, io, sì, beh, purtroppo so che c'è l'Eurolega, so che c'è, però, però in, questi, in, questi, in queste situazioni tendo, tendo, tendo a. Va bene, va bene. Poi se volete parliamo anche di X-Factor prossimamente. Basta. Nel frattempo vi dico grazie e vi ricordo che domani eh, Jake la furia guarda i giudici di quest'anno e, e Giorgia presentatrice guarda. Non gli davo una lira, questo cambio radicale non mi convinceva per niente, molto meglio dell'anno scorso, sia i, i giudici che eh, Giorgia a presentare. Molto meglio Molto meglio, secondo me. Però Paola va un attimo coperta. Eh, cioè perché veramente, nel senso, io capisco tutto, però va un attimo abbottonato un bottone in più. <ride> perché se no... Capito? Vabbè. E, mm, hanno, secondo me, rivalorizzato anche Manuel, i, i giudici di quest'anno. Cioè, Manuel lo trovo veramente molto più al di dentro delle questioni. Gli ultimi anni era un po'... Invece ora è proprio, è proprio un personaggio all'interno. Mi garbano, mi stanno garbando. Un po' meno i cantanti quest'anno, però i giudici mi garbano tanto. Basta, vi dicevo, domani esce un video importante, ormai abituale, ci siete, me lo chiedete sempre in tanti tutti gli anni e, e anche quest'anno uscirà, i miei eh, consigli per il Dunkest NBA di quest'anno. Domani esce questo video, sabato c'è il torneo dei sub, se non vado errato quinta giornata e poi domenica c'è la Lega Basket e lunedì ci si ritrova col processo alla giornata come sempre va bene questo è quanto fate i bravi e noi ci vediamo con la live NBA settimana prossima quando non sarà ancora cominciata l'NBA ma saremo proprio lì a ridosso pronti intrafine fatta tenetevi arti